Di nuovo ben trovati. Ciao raga. Buonasera. Che ore sono mentre registro sto video? Aspettate un attimo. 18:57. Comincia a fa buio. Dietro a me Terracina. Davanti la Maga Circe. Giornata devastante. Devastante. Si ritorna dopo la pausa estiva. Io e mio fratello torniamo a fare i lavori qui alla casa al mare. Ci spetta un altro lungo inverno, un altro lungo autunno e un'altra lunga primavera di lavori. Speriamo di rispettare la nostra tabella di marcia, perché a quel punto vorrà dire che finalmente finiremo tutti questi anni di lavori. Anni perché veniamo solamente il sabato a lavorare, tutti i sabati, quindi potete ben immaginare che mazzo. E niente, io purtroppo ho constatato che il mio stato di salute è pessimo, perché dopo 3 mesi che non facevamo lavori, giusto? Luglio, agosto, settembre, ottobre. No, dopo 4 mesi che non facevamo lavori, ahimè, oggi ho constatato che la situazione è molto peggiorata, nel senso che le ernie mi danno un fastidio terrificante, non posso stare inchinato più di tanto. Non posso stare in piedi più di tanto, mi prendono delle scosse ai piedi, alla schiena, insomma, situazione che purtroppo ho la sensazione stia peggiorando. Ora, lunedì ricomincio con le fisioterapie periodiche, sono destinato a fare fisioterapie per sempre, sperando che non arrivi mai il giorno di operarmi. Vediamo un po', mi affido ai dottori, io non so dottore, quello che dicono loro faccio. Allo stato attuale non è da operare, devo fare mantenimento con la fisioterapia. E avevo notato dei miglioramenti onestamente, meno dolori alla gamba, però sto a pezzi, cioè pensavo di stare un po' meglio a fare i lavori, non è che ho fatto lavori pesanti, devo dire la verità, la parte pesante mi ha aiutato mio fratello. Però più che altro è stato un lavoro da stare. Stiamo facendo rivestimenti a casa. È stato un lavoro da stare inchinati più che altro, non è stato un lavoro di pesi. E purtroppo ho dovuto constatare, ahimè, che la situazione è molto peggiorata. Perché davvero, ragazzi, mi devo fermare delle volte con la schiena bloccata, piano piano devo tirarmi su appoggiandomi al muro, cioè. Vabbè, insomma, tante, diciamo che non è che sto proprio al top, però, come potete vedere, pure se è praticamente buio, la telecamera del mio smartphone tende a schiarire un pochino, però vi posso garantire che è praticamente buio. Vedo a malapena la Maga Circe davanti a me, e mi sto facendo questa passeggiata praticamente al buio, qui in spiaggia, come vi stavo dicendo poco fa. Però, ragazzi, vi dico la verità, non ho cominciato a registrare subito il video. Mi sono fatto prima una ventina di minuti in silenzio a passeggiare. Ormai chi mi conoscete, no? Lo sapete. Questa è la mia cura, ragazzi. Non c'è niente da fare, questa è la mia cura naturale. Ho proprio la sensazione quando poi ecco il mare io e lui da soli, il mare tutto mio, questa è una cosa che mi è molto mancata nei mesi estivi. Perché chiaramente la spiaggia è vissuta come è giusto che sia dalla mattina fino a notte tarda, no? E adesso sono spariti gli ombrelloni, ne sono rimasti, guarda, proprio davanti a me, guardate un po', pare fatto apposta. Si vedono, sì. Ce n'ho un paio dietro a me, di qualche eroe. Ero tentato di trovarmi uno spazietto oggi per venirmi a far bagno al mare, ma chiaramente i lavori ci hanno assorbito, come è giusto che sia, tutta la giornata. E quindi eccomi qua, di nuovo qua al mare. Ne avevo troppo bisogno, ragazzi. Ribadisco, questa è l'unica situazione che mi fa stare bene. Poi soprattutto questo stare solo col mare. Io e lui, cioè, è una cosa che proprio mi fa bene, mi fa bene. È come, ecco, stavo dicendo, è come se il rumore del mare, il vento, questo mare qui, perché se vado da un'altra parte non mi fa lo stesso effetto. Cioè il mio mare è qui, Terracina, punto, stop. Tutto il resto per me è niente. E quindi
È come se quando sto qui in questa situazione, tipo oggi, è come se piano piano il mare da solo mette le mani nella mia testa e va a rimettere a posto come un puzzle, va a ricomporre i pezzi, dandomi tanto sollievo. Ecco, la stanchezza sì, ce l'ho perché fatico pure a camminare sulla spiaggia per come sto ridotto oggi, però devo dire la verità, vince di più il benessere che mi regala il mare rispetto al dolore fisico, sì, la verità che sto provando in questi minuti, ecco. Ah. Tutto qua. Ora con l'inverno tornerò spesso a fare questi video. Chiaramente c'è stata la pausa dell'estate perché io la mattina avevo bisogno di venire al mare, però chiaramente dove vado? Tutto pieno, cioè, è giusto, no? Ogni cosa ha il suo tempo. E poi questi 4 mesi comunque mi hanno regalato l'attesa di questo momento. Ho sempre detto, no? Cioè, secondo me il vero piacere di una cosa che gradisci tanto, forse paradossalmente, non è godere il momento che arriva di provarla, di godertela, no, è l'attesa. Sono molto convinto di questo, è proprio l'attesa, il gustarsi l'attesa. E me li sono gustati questi 4 mesi. Perché l'estate è bella, per carità, sarà che poi io sto un po' invecchiando, preferisco il freddo, l'inverno, l'autunno. Questo è quanto, ragazzi. Prima di chiudere mi viene in mente una cosa. Qualcuno, ora non ricordo chi, quest'estate mi dice: ma non c'hai paura l'inverno tutte le volte che te fai quelle passeggiate in spiaggia da solo? Se ti dovesse succedere qualcosa, raga, ma che mi deve succedere? Se deve succedere qualcosa, è destino. Se deve succedere qualcosa, succede qua. È il posto che più mi piace. Mi rendo conto che è un ragionamento stupido, però posso, mi permettete di dire, guardate, chiedo scusa se l'amico che mi ha detto sta cosa si sente giustamente, dico, chiamato in causa in questo frangente di questo video, però è così, è più stupido privarsi per inutili paure. La vedo così. Ora vi saluto, mi godo un altro po' di questo meraviglioso calar cioè ormai proprio cammino il bianco delle case mi aiuta a vedere. Guardate, ripeto, la telecamera dello smartphone tende a schiarire l'immagine, in realtà è buio, è buio, è buio nel vero senso della parola. Vi saluto ragazzi e vi auguro una buona serata. Ciao!